La sonda dell'Agenzia Spaziale Europea Rosetta è il primo veicolo spaziale della storia destinato, dopo un viaggio di 10 anni, ad atterrare su una cometa, la Churyumov-Gerasimenko, per studiarla da vicino. È una pietra miliare per l'esplorazione spaziale, come il primo volo di Gagarin o lo sbarco sulla Luna, ma questa volta la bandiera da piantare sarà italiana. Amalia Ercoli Finzi del Politecnico di Milano è la scienziata che ha ideato lo strumento destinato a trapanare la cometa. Su tutta la missione la presenza dell'Italia è importantissima. La presenza dell'Italia, l'Italia ha finanziato, perché questo è vero oltretutto, oltre che concepire ha finanziato diversi strumenti, ma quello che scende sul lander è un collender, è uno solo. Ed è questo strumento che si chiama SD2, il quale è stato concepito per entrare nel cuore della cometa. Il trapano perforerà il nucleo fino a 20 cm di profondità e analizzerà i frammenti alla ricerca di molecole di carbonio, i mattoni della vita. Avverrà nell'autunno del 2014, dopo che Rosetta avrà individuato il punto migliore per l'atterraggio, il suo lander File si ancorerà al suolo e inizierà a bucare. Non abbiamo per ora idea di quale possa essere la consistenza del nucleo della cometa e quindi siamo andati non sul vago, ma abbiamo indagato su un ampio spettro di possibilità proprio per riuscire a trapanare questa cometa. Rosetta è stata lanciata il 2 marzo 2004. L'Agenzia Spaziale Italiana ha contribuito a realizzare i suoi strumenti, Giada, Virtis e Osiris, che mapperanno e analizzeranno superficie e coda della cometa. I nomi Rosetta e File derivano dalla stele e dall'obelisco che permisero di decifrare i geroglifici egizi. Allo stesso modo, la sonda e i suoi strumenti riveleranno i segreti del sistema solare.